Salve a tutti, buongiorno. C'è un problema alla Juventus, ma un problema molto molto serio. Nel frattempo vedete la scia di uno dei tanti aliscafi e traghetti che passano all'interno del porto di Procida. Vi lascio anche un po' di location, tanto per solleticarvi. C'è un caso, c'è un problema molto chiaro che tanti tifosi non vogliono affrontare e vivono sul problema, sull'attenuante, anzi per meglio dire, con Allegri non si è mai visto giocare perché la responsabilità è del tecnico livornese. Iniziamo da una premessa chiara, semplice e concisa. L'obbrobrio messo in campo dal CT serbo ieri sera del 5-4-1 con Vlahovic esterno destro non è da augurare neanche al peggior nemico del calcio, un obbrobrio, tant'è che quando ha messo due punte centrali più Tadic e Milinkovic-Savic arretrato tra i due mediani, la squadra è cresciuta di livello. Però Dusan Vlahovic è un grande problema per la Juventus, del quale nessuno tende a parlarne, perché qui bisogna capire una cosa importante. Dall'anno prossimo il suddetto bomberino, per un contratto fatto a capa di chezzo, come avrebbe detto Lino Banfi, guadagnerà 12 milioni di euro. Lautaro Martinez, capocannoniere, sempre in doppia cifra, è protagonista dell'Inter, nonché leader anche morale della squadra, perché avrebbe potuto sicuramente abbandonarla, no? Dopo lo scudetto, invece ha rinnovato a 9 più bonus. Quindi Vlahovic viene pagato come se fosse il centravanti più forte del calcio italiano, e tra Osimhen e Lautaro Martinez a mio avviso non lo è. Due, la grande discontinuità del centravanti serbo. Purtroppo il suddetto ha partite bellissime, ne cito una fra tutte, la finale di Coppa Italia, dove fu il dominatore di quel match all'Olimpico. Fece una partita mostruosa, se la Juventus ha portato a casa il trofeo, gran parte del merito è suo. E partite imbarazzanti, anche ieri, ha fatto due cambi di campo, signori, che un calciatore di quel livello non può mai fare. Ha startato il contropiede, Bellingham gli è saltato addosso, poca protezione del pallone, poca determinazione, con la solita pantomima scenica dell'applauso rivolto ai tifosi. Quell'applauso che tanti elogiano è una dimostrazione di debolezza caratteriale, di poca personalità. La ricerca costante dei fattori esterni, piuttosto di trovare la forza e la serenità in se stesso, è la dimostrazione dell'incapacità di gestire le energie nervose e mentali. È un centravanti che vuole essere uno dei più importanti, perlomeno nel campionato italiano, poi tralasciamo in Europa, perché in Europa si potrebbe fare un distinguo, che chi ha conoscenza del settore sa che Vlahovic non è uno dei centravanti più forti d'Europa. Il ragazzo qualità ne ha, però c'è da farsi qualche domanda, c'è da porsela, perché noi l'anno prossimo puntiamo tutto su Vlahovic, almeno di arrivi importanti che al momento non sembrerebbero profilarsi. La Juventus punta gran parte del suo futuro sportivo sulle spalle di Dusan Vlahovic, che in questi anni ha dimostrato di essere particolarmente discontinuo e avere delle debolezze caratteriali, come l'espulsione col Genoa, per citarne una. Ok che gli allenatori hanno fatto una strategia basata sul difensivismo, su dare pochi palloni, che rende tutto più difficile per un centravanti che è abituato a essere servito in profondità e a giocare nell'area di rigore. È tutto giusto. Va bene che la Juventus di questi anni è tutto forse un esempio calcistico, come la Serbia proposta ieri sera. Oggettivamente io strapperei il contratto a un abbraccio a Kostic, che finisce il suo europeo, dimostrando che probabilmente i problemi sono ben oltre la questione Allegri. La Juventus ha bisogno di un profondo rinnovamento e di idee chiare da partire dai vertici dall'arrivo del tecnico. Signori, io credo che Dusan Vlahovic, con tutto il rispetto, non sia
ancora quella certezza sulla quale basare un progetto che parte profondamente incerto. Perché ok, Thiago Motta, che sarebbe la garanzia tecnica, no? Preso Thiago Motta, ipotecato da mesi, l'allenatore per il quale il calcio italiano stravede, il tecnico che cambierà e rivoluzionerà il modo di pensare, quello con le idee chiare. Sì, stiamo parlando di un allenatore che ha fatto un anno e mezzo a Bologna e un anno allo Spezia, sempre per assicurarci. Poi io mi auguro che Thiago Motta abbia la personalità, le idee calcistiche che lo permettano di far emergere e che ci regali il titolo dal primo anno, perché il mio obiettivo da tifoso è quello di vincere. Però è un progetto che parte con delle incertezze. Se a Napoli un segnale lo hanno offerto con l'arrivo di Conte, che è un instant maker, un instant teamer, è uno che spolpa i giocatori, che al massimo il suo ciclo dura per 2 anni, e hanno dato un segnale, sebbene ci siano grandi, grandi spifferi, grandi crepe dovute alla gestione garibaldesca e maramaldina di De Laurentiis nella scorsa stagione. Vedere il caso Kvaratskhelia e oltre a quello si aggiunge a Di Lorenzo e alla partenza proclamata mesi prima da Osimhen. Però Thiago Motta è un progetto che sulla carta non ti fa pensare la Juventus deve vincere. Quindi Giuntoli ha un grande problema in casa, perché visto che l'unico centravanti è Vlaovic, ma Vlaovic dimostra di vivere sul filo dell'altalena dell'instabilità emotiva. Allora o Vlaovic fa questo percorso di crescita caratteriale che lo porterà ad avere una crescita anche dal punto di vista individuale, altrimenti per la Juventus si mette male, perché il problema c'è. Io sono convinto che Vlaovic abbia le caratteristiche per essere un forte centravanti, ma il problema rimane sempre lo stesso. Vlahovic, quando ha fatto la prima star, la prima signorina all'interno della Fiorentina, devastante, spezzava le redini agli avversari come se non vi fosse un domani, ma era la super mega star di una squadra che non aveva l'obbligo di ottenere risultati sportivi. Qui stiamo parlando di uno che ha sofferto anche la concorrenza. Quando gli è stato scelto Milik, lo si è visto insofferente, le sue lamentele ai campi, i suoi sguardi. Fuori dal campo nulla da dire, ragazzo sensibile che dà spazio a tutti i tifosi, che mette una parola per tutti, che sta ore a far firmare autografi e per mettere selfie, prende il ragazzino nel ritiro della nazionale serba e gli fa vivere un sogno. Dal punto di vista umano, fuori dal campo nulla da dire, grande bomber, soprattutto per le conquiste, come Carolina all'epoca e adesso la nuova compagna. Nulla da dire, però sul campo c'è un problema, perché tu hai pagato questo centravanti come il più forte del calcio italiano e al momento non è il più forte del calcio italiano e soprattutto vive su una serie di insicurezze e fragilità per le quali una squadra già di suo che non ha certezze e tanti scricchiolii tende a far fatica. Quindi questi sono dei guai. Giuntoli, che oltre a fare un calciomercato importante, cioè l'uomo, cioè tutto è in mano e sulle spalle di Giuntoli. Se Giuntoli farà il miracolo con una campagna acquisti importante e fatta con le migliori situazioni possibili, se riuscirà a risolvere una serie di problematiche che si sono create all'interno dello spogliatoio e non solo, bene. Anche se lo spogliatoio l'anno scorso ha vissuto in maniera compatta, quindi questo perlomeno, a differenza di Napoli, c'è stata un'unione di intenti. Basterà? Questa è una squadra che ha bisogno di una profonda rivoluzione tecnica e Thiago Motta e Giuntoli hanno dimostrato che le parole sulla Juventus competitiva già l'anno passato erano sciocchezze. Questa è una squadra che ha bisogno di innesti sotto ogni settore del campo, giustamente, ed è giusto che vengano fatte. E in più dovrà risolvere questo perché è un problema, perché Vlahovic rischia di essere un grande dilemma, rischia di essere il grande bluff. Speriamo di no.